tempo. Diciamo che nel mio assessorato abbiamo avviato tutta una serie di iniziative che sono di adeguamento all'ordinamento contabile che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2015 e faremo in questo senso delle giornate di formazione e di aggiornamento per i dirigenti, i funzionari ed il personale addetto il 24 e il 27 febbraio nell'orario dalle 10 alle 12.30. Abbiamo avviato anche la procedura dei mandati telematici che ridurrà sicuramente i tempi degli ordinativi e i tempi medi di incasso degli ordinativi e dei pagamenti, sempre nell'ottica anche della dematerializzazione della pubblica amministrazione. Abbiamo cercato di applicare immediatamente anche adeguando tutte le procedure alla nuova normativa dello split payment in tema di IVA per gli operatori economici professionali del reverse charge, quindi queste sono procedure interne che abbiamo già regolarizzato e quindi entrato in vigore dal 1 gennaio. Soprattutto ai fini del bilancio abbiamo comunicato un dato molto importante per la gestione dell'amministrazione. Abbiamo rispettato i tempi medi di pagamento, anzi abbiamo ottenuto anche un successo in questo senso. Al di là di 90 giorni che sono previsti per erano stati stabiliti dalla legge 66 del 2014, nei 90 giorni noi abbiamo quantificato e verificato dettagliatamente che stiamo a 54,692 giorni, quindi al di sotto dei 60 giorni. Ciò ci ha consentito sia di non incorrere in quelli che sono i procedimenti sanzionatori, ma soprattutto abbiamo dato una dimostrazione di particolare sensibilità, attenzione a tutti quegli operatori economici che continuano a credere nella pubblica amministrazione e che non la screditano in quanto ritenuta farraginosa e incurante degli interessi e delle loro esigenze sul territorio. Di recente c'è stato un incontro con gli ambulanti per parlare del DURC, delle loro difficoltà. Sì, allora noi abbiamo avviato questa iniziativa, questo percorso già a gennaio come attività produttive. In questo caso abbiamo già verificato che dal 1 gennaio l'applicazione della legge regionale 1/2014 avrebbe creato la paralisi nel settore, nel senso che non avremmo potuto più operare a cogliere i mercatali il mercoledì ed il sabato, non per la nostra iniziativa, perché purtroppo è una legge regionale che impone alle amministrazioni di chiedere, nel caso di nuove autorizzazioni o subingressi o rinnovi, il cosiddetto DURC, non soltanto la regolarità contributiva e fiscale, ma anche la regolarità contributiva e previdenziale, ma anche quella fiscale, ovvero la certificazione all'Agenzia delle Entrate della correntezza. Questa applicazione dal 1 gennaio sarebbe stata devastante. Abbiamo, dalla lettura di questo arti di questa legge regionale, abbiamo individuato anche diverse criticità e soprattutto avrebbero determinato delle disparità di trattamento tra le stesse categorie, itineranti e ambulanti. Ci siamo fatti carico di fare una richiesta delle interrogazioni e dei quesiti direttamente al Consiglio regionale, in maniera tale da poter applicare la norma in maniera più oggettiva possibile e meno devastante, quindi meno nociva. La terza commissione ci ha convocato, accogliendo questa nostra richiesta, ci ha convocato il 19 febbraio. Siamo stati in quella sede, ci siamo trovati l'unico comune a rappresentare questa situazione critica. Abbiamo avanzato delle proposte sia di eliminare queste criticità, soprattutto di assegnare un termine transitorio che consentisse a questi ambulanti di avviare le rateazioni con gli enti, in maniera tale da raggiungere comunque la regolarità, ma non da impedire l'esercizio della loro attività. Ora la Commissione ha accolto queste nostre osservazioni in audizione e ci ha chiesto di metterle per iscritto entro 10 giorni, ci ha assegnato questo ulteriore termine, noi saremo presenti e soprattutto essendo stato uno dei comuni pilota in questo senso abbiamo anche ricevuto richieste dagli altri comuni che si stanno ora interessando e stanno attenzionando su questo problema anche di individuare, quindi seguiranno la nostra scelta, il nostro percorso in maniera tale da farci sentire all'unisono in commissione e da raggiungere quindi un punto di equilibrio non per privilegiare determinate situazioni, ma soprattutto per consentire a tutti in un momento di crisi di poter lavorare.